Rodolfo Papais è nato a Ramuscello di Sesto al Reghena nel 1932, vive e risiede a Barrie dal 1958 ed è membro della Canadian Wildlife Carving Championship. Ha partecipato a molte edizioni della Carving Club Toronto, il più famoso club di sculture intagliate nel legno di tutto il paese. E hai vinto dei premi? Competition le fanno differente parte qua. Anni indietro mi facevano il Sportsmanship in Toronto, dopo Midland, Bockhorn, Sudbury, tante parti dove fanno la competition. E quindi queste erano gare? Gare, yeah, di... E tu ne hai vinte, ma da quello che so ne hai vinte un po'? 86 Redis ho vinto. Amante della natura e profondo osservatore di tutti i suoi dettagli, Rodolfo Papais si è dedicato alle sculture di legno per 30 anni. Quando ero giovane conoscevo la voce degli uccelli uno per uno. Quando sentivo un uccello che cantava, oh è quell'uccello, è l'altro, è l'altro. Adesso ho dimenticato, l'ancianità fa perdere tante cose. Durante il giorno lavorava in cantiere, professione muratore. Di sera invece scendeva nell'officina di casa, nel seminterrato, dove si dedicava alle sculture. Quanto tempo e lavoro ci voleva per far diventare questo un prodotto finito? Un cielo come quello là, dipende. Non ho mai guardato qualche volta 2 settimane, 2 mesi, 3, ma non lavorare mezz'ora dopo andare a bere il caffè. Dovevi pararmi a stare come a lavorare sui brick. Osservando le sue opere, in particolare le oche e gli uccelli, non si può fare a meno di considerarlo un vero artista della natura. È facile, ma qualche volta è difficile. Dice, un pezzo di legno devi tirare fuori la pernice, o un antro, un lungo. La gente non sa, non conosce, non è facile. Deve avere la mano proprio ferma, 100%. Sì, il becco, gli occhi devono essere precisi, no? E questo qui è? Il Molotov. La tortora. La tortora. Deve cominciare con le penne più piccole, più grandi e dopo vengono a finire. Sembra vero? Tra un po' mi spavento. Per realizzare questi esemplari non basta sapere intagliare il legno, serve anche saper dipingere colori vivi. Questo riflesso, che sembra una piuma ma in realtà è legno, ma sembra piuma vera. Questo effetto di lucido che sembra poi piuma ma non lo è, è legno. È legno. Ma è un'illusione, diciamo, è perfetto. Per Rodolfo l'arte è passione, non business. Non vedi l'ora di finire un pezzo per cominciarne un altro. È sempre quella storia. Ancora se non vado un'ora sul mio banco basso, visto un'ora al giorno a fare qualche cosetta, mi pare che la giornata non passa. Fallo e portarlo sulla self e metterlo in mostra. E se per me dopo è finito. E noi ci auguriamo che Rodolfo possa realizzarne molti altri ancora. Quelli là sono di osso.